Dire la parola mafia è una parola pesante. Sicuramente ha fatto così una telefonata da qualche parte che deve aver dato fastidio a qualcuno. Ha toccato interessi della criminalità, perché la criminalità deve essere intervenuta in qualche modo. Stato picchiato, ci è stato detto che ha ingoiato la dentiera, per cui è morto soffocato, ma personalmente dalla dentiera penso che non vada a chiudere l'aria dei polmoni, ma sicuramente il nastro adesivo sulla bocca, penso che quello lì non lasci passare l'aria. Posso dire che il 29 è stato ucciso, il 30 scoperto e il 1 aprile, sempre del 1995, è già stato fatto il funerale. Quindi in un lasso di tempo così breve le indagini secondo me dovevano proseguire. Dopo 4 mesi il caso è stato chiuso. Senza colpevole. L'avvocato mi ha telefonato dicendomi che i reperti sono stati distrutti, non sono stati conservati. Quindi, dopo le indagini iniziali, dove probabilmente poteva esserci, non lo so, sullo scotch, sull'asciugamano insanguinato, delle prove, quindi reperti, diciamo, limitati come spazio, sono stati distrutti subito. Questa è stata l'ipotesi che mi hanno detto che è stata diffusa proprio per sviare le indagini o comunque cercare di gettare fango sulla figura dello zio. È stato accusato anche di rapporti di pedofilia. Io penso che su Don Cesare aveva capito qualcosa. Può essere che hanno ammazzato pure qualcuno da Casale, per dire. Schiavone non fece riferimento vero e proprio alla discarica di Borgo Montello. Comunque disse che erano state fatte su un terreno da lui acquistato una discarica di rifiuti, una discarica abusiva, che poi chiaramente è stata ampliata in vari momenti, interrando rifiuti che le voci poi dicono che non erano solo urbani, ecco. Una verità di fondo non c'è. Sono state fatte delle ricerche alla scoperta di questi fusti inquinanti, tossici, che però la ricerca è stata fatta dove non c'erano i fusti. Quindi anche questa qui è un mistero, un segreto da scoprire. Lui aveva conoscenze con la DC. Tramite il sindaco di Latina di allora aveva conosciuto Andreotti, Giulio Andreotti, e quindi non so bene il legame, il collegamento che poteva avere, comunque cioè aveva conoscenze, ecco. Ha fatto così una telefonata da qualche parte che deve aver dato fastidio a qualcuno. Deve aver toccato degli interessi che forse non dovevano essere toccati, ecco. Dire la parola mafia è una parola pesante. Sicuramente ha
ha toccato interessi della criminalità, perché, mi lasci dire, la criminalità deve essere intervenuta in qualche modo. Allo Stato chiederei, non posso chiedere di far resuscitare lo zio, anche perché ormai sono passati 25 anni, ma allo Stato chiederei veramente verità e giustizia, se siamo ancora in tempo.